Alessandro Comi, sindaco di Calice Ligure, Renato D'Aquino, sindaco di Borgio Verezzi. Oggi si è parlato non solo di teatro, non solo di arti figurative, ma di sinergie. È un primo passo di un lungo cammino insieme per questi due comuni? Ovviamente sì, la speranza è quella che oggi si sia compiuto un primo passo verso una collaborazione duratura negli anni, sempre più interessante, che sortirà idee nuove, idee brillanti, ci auguriamo tutti, e che sapranno mantenere l'interesse vivo sulle due realtà, la nostra, la piccola realtà di Calice con il Museo di Casa del Console, e l'idea di museo diffuso che stiamo promuovendo, e naturalmente anche per il Festival di Borgio Verezzi. Beh, quello che unisce sono le idee. Le idee uniscono le persone più che le regole, e le idee qua sono molto forti e sono idee di piccole realtà che hanno ancora entusiasmo e voglia di crescere, di far crescere soprattutto la conoscenza. Quindi io credo questo percorso basato su Festival, su Borgio Verezzi, su Calice, sulla sua storia, prima si diceva culla di arti, è molto attento all'arte, alla cultura, è molto importante. Di qui io credo si può allargare il discorso a tante altre realtà comunali che abbiamo vicino. Però è importante partire col piede giusto, uniti dalle idee e se vuoi da obiettivi e valori comuni. Ecco, io qui trovo obiettivi e valori comuni, e questa è la parte che mi fa essere molto positivo, con voglia di fare. Aiuta a cambiare.